Un anno qualunque e va bene, ma ci sono delle giornate particolari in questo 1965? Beh, per la verità sì. Per la verità un anno particolare è proprio dato dal Natale. Il Natale è completamente solo, perché mia moglie era tornata con i figli fin dal settembre per la scuola, mi avevano lasciato a Palo Alto questa casa, e io che feci allora, proprio quel Natale, il giorno di Natale del 1965, presi la mia vecchia macchina, mi misi sulla strada number one chiamata, che è l'autostrada, non è un'autostrada in realtà, è una bella strada, però che costeggia il Pacifico da San Francisco fino a San Diego, fino alla Bassa California, e mi sono fermato naturalmente a un certo punto a Santa Cruz, e allora ho avuto la splendida esperienza di un Natale completamente solitario. Più tardi mi sono avviato sulla scogliera, c'era un vecchio pescatore mezzo cieco che cercava i molluschi a colpi di martello, di staccarli dalle cose, e si dava più martellate sulle unghie che non sui molluschi, l'ho aiutato un po', e poi sono andato a mangiare una fried chicken, cioè un pollo in fondo a cosa, e lì ne do notizia nel libro, mi sono trovato accanto a un giovane, a un signore ancora abbastanza giovane, tutto ben vestito eccetera, che però voleva in linguaggio romanesco un tramezzino e non invece una gallina, proprio un pollo rosolato, e la signorina che serviva con perfetta gentilezza gelida, vero, svedese, ah no, oggi è Christmas, oggi è Natale, non si possono servire dei tramezzini, no, non si può, soltanto fresca. E questo signore dice, ma qui, che evidentemente non aveva i soldi, ma qui vicino forse, ah no, no, è tutto chiuso, oggi è Natale, è una festa importante, solo i polli rosolati, niente tramezzini, niente sandwich, assolutamente no. Io lì per lì pensavo di offrire io a questo signore, che il caso mi aveva mandato tra i piedi, in modo da non avere un Natale completamente solo, fare anche un'opera buona. Ma non ho potuto farlo, perché fare la carità in quel mondo vuol dire riconoscere che l'altro è un povero, e il povero, non c'è nulla di francescano in quel mondo, e il povero è un percorso da Dio, e proprio il povero ha bisogno di dimostrare che non ha bisogno di carità, che è del tutto chiuso nella sua dignità autosufficiente. E allora io mi trovai, nonostante la mia buona volontà, a passare quella serata di Natale solo, senza dare una mano al mio occasionale compagno di banco, anzi di bancone, davanti alla fredda, gelida commessa svedese. Grazie.